Eravamo rimasti. La tradizione del test. L'opera di Giulio Cesare fu molto letta durante il Medioevo, ne fanno fede numerosi codici rimasti. Su questi manoscritti tuttavia grabò a lungo un equivoco piuttosto insolito, fin dal V secolo Paolo Orosio, lo storico cristiano della fortunata storia contro i pagani, citando passi di Cesare, le attribuiva a Svetonio, tratto in inganno probabilmente dal fatto che Cesare aveva scritto in terza persona. Nello stesso errore cadde Sidonio Apollinare, scrittore e vescovo lionese, anche egli del V secolo. Intorno all'anno 1000 si cominciò invece ad attribuire al corpus Caesarianum ad un Giulio Celso Costantino, revisore del Bellum Gallicum, e i commentari furono attribuiti a Giulio Celso fin verso la fine del 300, quindi anche dal Petrarca. Quando finalmente Colluccio Salutati, l'umanista toscano, seppe per primo indicare l'esatta attribuzione. I manoscritti del Bello Gallico pervenuti fino a noi sono dagli studiosi divisi in due classi, derivati ambedue da un lontano anche archetipo comune. I migliori della prima classe contengono soltanto la Campagna di Gallia, il resto dei commentari ci è stato trasmesso soprattutto dalla seconda, ritenuta nel secolo scorso di minore attendibilità, ma oggi rivalutata. Il testo latino qui riprodotto è esemplato su quello curato da L. A. Constans per l'edizione Les Belles Lettres di Parigi, 1926, edizione 72, che si basa fondamentalmente sui seguenti manoscritti. Classe A, Bongersianus, Amsterdam 81, del IX-X secolo. Moisiensensis, Parigi, Biblioteca Nazionale, Lat. 5056 del XII secolo. Parisinus, Parì, Biblioteca Nazionale, Lat. 5663, del IX-X secolo. Romanus, Roma, Biblioteca Vat. 3864, del X secolo. Asbur Bamianus, Firenze, Biblioteca Laura, R. 33, del X secolo. Lovaniensis, London, Museo Britannico, 10.084, dell'undicesimo secolo. Neapolitanus, Napoli, Biblioteca Nazionale, IV, C11, del XII secolo. Classe B, Tuaneus, Parigi, Biblioteca Nazionale, Lat. 5.764, dell'undicesimo secolo. Vindobonensis, Vienna, 95, del XII secolo. Ursinianus, Roma, Biblioteca Vaticana, 3824, dell'XI secolo. Ricardianus, Firenze, Biblioteca Laura, Riccardo, 541, dell'XI e XII secolo. Chi non avesse capito bene qui, facciamo una bella inquadratura. Chiaro il concetto? Avvertito che nel testo latino parole lettere, tra parentesi, quadro in corsivo indicano da parte del curatore aggiunto varianti. L'edizione principe è quella di Roma del 1469, edizioni importanti sono quelle di Anversa del 1585, dell'Ipsius, quella curata dallo Scaligero a Leida nel 1606, quella del
Davisius, Cambridge 1606, più recente l'edizione dell'intero corpus cesariano, a cura di A. Clods, Lipsia 1921-27. Le traduzioni italiane. Tra le prime volgarizzazioni dei commentari di Cesare ebbe meritata fortuna la traduzione di Agostino Artica dalla Porta, genovese, uscita a Venezia nel 1517 e più volte ristampata per tutto il Cinquecento. Fortuna ancora maggiore ottenne M. Francesco Baldelli, la cui traduzione, Venezia 1554, più volte ripresa da editori diversi nei secoli successivi, è stata ristampata ancora recentemente, Milano 1965. Altre traduzioni furono quelle di Andrea Palladio, Venezia 1575, e molto diffusa nell'Ottocento quella di Camillo Ugoni, Brescia 1812. Tra le più recenti citiamo la traduzione del De Bello Gallico di Giorgio Castello, Milano 1933. Quella è di edita a Firenze nel 1939 da Eugenio Giovannetti. Le altre ancora di Maria Antoniazzi, Milano 1941, di Carlo Cannini, Firenze 1942, di Giovanni Lattanzi, Milano 1946, di Giuseppe Lipparini, nella collana zanichelliana, scusate, degli scrittori di Roma, Bologna 1951. Quella infine di Sossio Giammetta, Torino 1961. Bibliografia sul De Bello Gallico. T. Rice Holmes, Caesar Conquest of Gaul, Oxford 1911. T. Rice Holmes, Ancient Britain and the Invasion of Julius Caesar, Oxford 1907. R. Sime, The Roman Revolution, 1939, traduzione italiana alla Rivoluzione Romana, Torino, 1961. J. Carcopino, Alesia et les Ruses de Cesar, Paris, 1958. J. Julian, Historie de la Gaule, tomo terzo, Paris, 1920. J. Julien, Vercingétorix, Edizione Mise, A Jour Par, PM, Tuval, Paris, 1964. M. Rambaud, L'arte della deformazione, Historique d'Asla, Commentaire de César, Paris, 1966. Questo possiamo saltarlo, che non ci interessa, sulle misure. Corpus Caesarianum comprende De Bello Gallico, le guerre galliche in sette libri di C. Giulio Cesare, narra gli avvenimenti dal 58 al 51 a.C., un ottavo libro aggiunto da Aulo in Irzio, con gli ultimi avvenimenti della guerra, De Bello Civile. La guerra civile, in tre libri di C. Giulio Cesare, narra gli avvenimenti della guerra tra Cesare e Pompeo dal 49 al 48 a.C., fino alla morte di Pompeo. De Bello Alessandrino, la guerra di Alessandria, di autore ignoto, narra le guerre combattute da Cesare in Egitto e contro Farnace, e da taluni attribuite a Aulo Irzio. De Bello Africano, la guerra d'Africa, di autore ignoto, narra la guerra combattuta da Cesare contro le avanze dell'esercito pompeano, Era Giuba di Numidia, fino alla battaglia di Topsa. De Bello Hispaniense, la guerra di Spagna, di autore ignoto, narra la guerra combattuta da Cesare contro i figli di Pompeo, fino alla battaglia di Munda. Ettore Baralli. Una cartina, così gli antichi romani vedevano la Gallia, la vecchia Francia. Li possono vedere qui Marsiglia, Narbona, Massilia, che sarebbe Marsiglia. Insomma, una cartina un po'.
artigianale, come vedevano a quei tempi vecchi, tutta l'ambaradana. E poi i popoli della Gallia e della Britannia all'epoca della guerra gallica. E qui siamo già più realisti. La Francia in tutta la sua diramazione. I britanni a nord, la Germania a nord-est. I belgi sono sempre stati molto legati ai francesi. Basti pensare ai fumetti franco-belgi. La guerra gallica. Direi che adesso possiamo fermarci qui.